Batista. Siamo nel 1973 a New York, quando un ingegnere della Motorola, da una strada di Manhattan, effettua la prima telefonata senza fili, utilizzando in ambito civile radiofrequenze, prima l'esclusivo appannaggio degli apparati militari. Arriviamo poi agli anni 90 con l'avvento del 2G, cioè la seconda generazione di telefonia mobile. I cellulari arrivano sul mercato italiano, nelle nostre città, sulle nostre case, nei tetti cominciano a spuntare come funghi le prime antenne, stazioni radiobase. E da qui anche le preoccupazioni dei cittadini per quanto riguarda gli effetti ambientali e sanitari, che trovano una prima risposta nell'adozione nel 1998 dei limiti soglia a 6 volt per metro. Arriviamo poi alla legge quadro del 2001 e nel 2003 la norma viene adottata per i successivi 20 anni, cioè fino ad oggi, su tutto il territorio nazionale, come una delle norme più cautelative a livello internazionale, seppur non pienamente protettiva. Gli standard di telefonia mobile nel frattempo avanzano: dal 2G solo telefonia si passa al 3G, telefonia e messaggistica, e poi al 4G con l'avvento degli smartphone nell'internet senza fili. Ma il limite soglia dei 6 volt per metro comincia a stare stretto alle compagnie telefoniche. Così nel 2012 il governo tecnico guida Mario Monti, con un artificio senza precedenti al mondo, di fatto riesce a smantellare la norma sull'elettrosmog senza toccare la legge di riferimento. È un decreto, il cosiddetto decreto sviluppo, la rilevazione dei 6 minuti ad effetto biologico passa nelle 24 ore, un vero e proprio compromesso politico. Da lì in poi è un susseguirsi, uno svuotamento delle competenze dei territori, con la centralizzazione anche a livello internazionale, basti pensare alle raccomandazioni che arrivano dall'Europa per quanto riguarda la vera e propria posta in ballo. Arriviamo poi al 2018, l'arrivo del 5G, non più solo telefonia mobile, ma la vendita all'asta delle frequenze per l'internet delle cose. L'imperativo delle compagnie telefoniche è categorico: il tetto cautelativo, quello delle emissioni elettromagnetiche, va per forza di cose superato. Ci provano con il governo Conte, poi con il governo Draghi e arrivano oggi con l'esecutivo a guida Giorgia Meloni. Si arriva così al 27 ottobre del 2023, quando la nona commissione del Senato approva l'emendamento a firma Fratelli d'Italia. Poi il 7 novembre l'Aula del Senato fa lo stesso. Adesso tocca alla Camera dei Deputati votare per innescare quell'iter parlamentare finalizzato ad aumentare le soglie consentite per legge dell'irradiazione di agenti possibili cancerogeni. Ma soprattutto le domande che dobbiamo porci è perché e come vorrebbero farlo, e soprattutto a quale costo vogliono farlo. Questo è il tema di Fuori Onda, teatro d'inchiesta. Fuori Onda come le zone prossime a scomparire, dove sopravvivono le speranze degli ammalati da elettrosmog. Fuori Onda come le cose che non vengono dette in prima serata dal mainstream, ma che invece noi oggi qui proveremo ad indagare insieme ai nostri ospiti. Presento subito Massimo Fioranelli, medico, saggista, docente universitario. Benvenuto. Giuseppe Teodoro, assistente tecnico, consulente, esperto di campo elettromagnetico. Stop. Allora, partiamo subito con Giuseppe Teodoro, partiamo dall'inizio, facciamo un po' la cronistoria, cerchiamo di riavvolgere il nastro, il binomio comunicazioni mobili e società civile. Partiamo da qui, Giuseppe Teodoro.
Hai detto bene prima, facendo un po' una carrellata nella cronistoria, il periodo, diciamo, di iniziale che ha contrassegnato l'evoluzione della tecnologia della comunicazione mobile fin dagli anni 90. Prima ha visto un solo operatore in regime di monopolio, era la Telecom oggi TIM, che praticamente ha realizzato la propria rete senza diciamo, grandi problemi. Il problema della proliferazione degli impianti non era ancora sentito. Quando poi si è aperto in regime di concorrenza, quindi con la liberalizzazione del mercato, e abbiamo avuto quindi altri operatori che sono entrati dal oggi Vodafone, all'epoca era Omnitel Pronto Italia, e poi man mano tutti gli altri operatori, il problema ha cominciato a presentarsi. Presentarsi non solo sotto forma di diciamo, brutalizzazione del paesaggio con numerose infrastrutture che si sono appunto, che sono state realizzate in qualunque punto del territorio, ma soprattutto anche con la percezione del rischio che i cittadini hanno avvertito in maniera dapprima senza molti elementi, diciamo, di carattere scientifico, e poi chiaramente con una consapevolezza maggiore dovuta agli studi che sono stati effettuati. Tutto questo chiaramente ha portato anche contemporaneamente anche una disciplina normativa che si è evoluta e che ha visto i comuni che praticamente avevano il compito, la competenza di gestire questo fenomeno e che ovviamente hanno svolto dapprima sotto il profilo delle norme urbanistiche, quindi era un controllo maggiore quello che avevano, ma successivamente questo controllo è venuto un po' a mancare dovuto anche alle normative di semplificazione che sono state realizzate negli anni proprio per rispondere unicamente, no, diciamo, alle esigenze degli operatori e in maniera molto, molto limitata invece rispetto a quelle che erano le problematiche reali dei cittadini e anche degli enti locali che appunto si trovavano a non poter far fronte in maniera efficiente a questa problematica, cioè di diffusione incontrollata, quello che è il fenomeno che i comitati hanno chiamato, diciamo, genericamente come antenna selvaggia, e che ha portato appunto alla formazione, alla creazione di numerosi comitati. A Roma abbiamo avuto una storia importante sotto questo profilo. Quindi tutto ciò ovviamente non ha diciamo, contrassegnato un periodo di questi 20 anni, chiaramente, che è stato sentito in maniera diciamo, positiva per quanto riguarda l'affrontare questo tema sotto i vari profili sanitario, ambientale, paesaggistico, urbanistico. Tutto questo chiaramente ha visto tanti attori coinvolti, ma spesso senza risposte, diciamo, efficaci dal punto di vista delle istituzioni. Allora, venendo proprio al ruolo e alle competenze dei territori, quindi mi riferisco in primis ai comuni, li leggo in rapida sequenza. Tutti i provvedimenti che sono stati emanati dagli esecutivi che si sono avvicendati negli anni e che mano a mano hanno scalfito proprio il ruolo del sindaco e delle amministrazioni comunali. Decreto incentivi 2010, decreto crescita 2012, decreto sblocca Italia 2014, decreto semplificazioni 2020, decreto semplificazioni bis 2021, decreto aiuti 2022 e nello stesso anno decreto energia, concorrenza, sviluppo e infrastrutture. Insomma, in sostanza, negli ultimi 13 anni un vero e proprio assalto alla dirigenza che è stato pilotato dall'alto per spogliare i territori e per poter arrivare, che poi di fatto è questo il punto d'arrivo, all'innalzamento dei limiti soglia di elettrosmog, senza dimenticarci che purtroppo
a 25 volte per metro, abbiamo anche la triste vicenda di Radio Vaticana. Giuseppe. Sì, Radio Vaticana la possiamo definire come tra le più grandi, diciamo, vicende che hanno contrassegnato l'inquinamento elettromagnetico. Ma tra le più grandi perché ha avuto, diciamo, di enorme sia il numero di impianti che erano coinvolti, l'altezza di questi impianti, oltre 100 metri, l'area che era coinvolta, erano ovviamente numerosi municipi romani e anche alcuni comuni della cintura romana. Gli effetti che sono stati calcolati dal punto di vista sanitario, gli studi epidemiologici, tutto questo ha fatto della vicenda della Radio Vaticana veramente forse la madre di tutte le battaglie. E chiaramente su questo poi un altro elemento molto importante era il fatto che vi erano coinvolti due stati e quindi veramente il discorso della extraterritorialità era un elemento che limitava anche le azioni del governo italiano. Ricordiamo che in quell'epoca, per alcune iniziative che sono state assunte dai ministri dell'epoca, ci fu quasi una crisi di governo, quindi insomma è stato un elemento veramente importante. Tutto questo chiaramente ha portato poi alla definizione sotto il profilo penale delle responsabilità e poi anche la presa di coscienza, di consapevolezza da parte di Radio Vaticana che con l'evoluzione delle tecnologie si poteva ovviare a quegli impianti che, ricordiamocelo, non avevano ponti radio come accade con la telefonia mobile, ma quelli erano impianti in onde corte, onde medie che trasmettevano in tutto il mondo, quindi dovevano avere una potenza così elevata che appunto si rifletteva sotto il profilo dei campi elettromagnetici appunto che venivano emessi da tali impianti. E i comuni in tutto questo cosa potevano fare? Veramente ben poco, laddove, come ricordava appunto Maurizio, si è sovrapposto, si sono stratificate una serie di normative nel tempo, tutte indirizzate a favorire le compagnie di telefonia. Tutto questo in nome di uno sviluppo tecnologico, che chiaramente era esagerato e non contemperava quelle esigenze che appunto vengono riportate e richieste a livello statale, a livello anche di giustizia amministrativa, di istanze della giustizia amministrativa, cioè quel bilanciamento degli interessi e delle esigenze che da un lato sono la tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e dall'altra le esigenze di copertura capillare dei servizi di telefonia mobile. Ecco, trovare questo punto di equilibrio è forse l'aspetto che potrebbe in un certo qual modo riavvicinare i vari attori che sono coinvolti, quindi avvicinare i cittadini alla consapevolezza, le istituzioni e anche ovviamente gli operatori che sono l'altra parte coinvolta. Sandro Torella. Buonasera. Come una bomba atomica, tratto dal libro di Maurizio Martucci, il manuale di autodifesa per elettrosensibili. Come una bomba atomica, due sessioni di giudizio in primo grado del Tribunale di Roma, due in Corte d'Appello, sempre nella capitale, ben tre volte dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. L'ultimo verdetto, sentenza 23.262, datata 24 febbraio 2011, l'ultima tappa di un estenuante iter processuale durato 10 anni, che ha visto Radio Vaticana protagonista di un'identica condanna per molestie permanenti e invasive, ovvero oggetto di cose pericolose, articolo 674 del codice penale, come se avessero gettato delle cose. Per la prima volta nella storia giudiziaria italiana l'onda elettromagnetica è stata equiparata a un'arma, a un corpo contundente teso ad offendere la salute di un essere umano. Accertate le accuse di inquinamento elettromagnetico per sforamento dei limiti consentiti dallo Stato italiano, suffragate dall'insopportabile conta di centinaia di casi anomali di morti per linfomi, leucemia, tumore, avanzata dall'ASL e dalle associazioni ambientaliste, CODA, Consulta Serie
di cittadini della zona investita dalle onde anomale di un impianto di trasmissione radiofonica costruito su circa 430 ettari, 33 antenne alte quasi 100 metri, che per anni hanno trasmesso in tutto il mondo il messaggio della Santa Sede, con una irradiazione a 360 gradi, utilizzando una potenza di trasmissione nell'ordine delle centinaia di migliaia di watt, registrate persino nella misura di 25 volt al metro. In questo campo, analoghi, si trovano soltanto gli studi sull'esposizione della bomba atomica. Per giungere a questa conclusione, i magistrati capitolini si sono serviti della perizia denominata Studio Marconi, uno studio epidemiologico sul tasso di mortalità per leucemia, tumori del sistema emolinfoietico, condotto nelle zone limitrofe alla Radio Vaticana nel raggio di 6 km, per cui la Storta, Cesano, la Giustiniani, Isola Farnese, Formello, eccetera. Il periodo esaminato rientrava nella forbice fra il 1990 e il 2003, fortemente criticato dagli ambienti vaticani, che non erano d'accordo, per mano della relazione affidata all'ex ministro della salute Umberto Veronesi, lo studio Marconi ha individuato 211 decessi per malattie gravi, dei quali 69 relazionati a Radio Vaticana, 73 a Maritele e 69 per entrambe. Una percentuale impressionante che ha portato la perizia a parlare di un rischio superiore di almeno il doppio rispetto a quello di riferimento generico, per cui il 100% in più per quel che riguarda gli studi di mortalità e uno superiore di almeno 4 volte a quello di riferimento, sia il 300% più alto rispetto allo studio di incidenze di leucemie infantili e linfomi. Dottor Massimo Fioranelli, si dice che c'è ancora profonda incertezza all'interno della ricerca scientifica, ma in realtà in letteratura biomedica è disponibile una corposa bibliografia, insomma le prove ci sono, c'è anche giurisprudenza, ma soprattutto da un punto di vista medico e sanitario, come stanno le cose? Noi ci siamo posti una domanda in questi anni, se questa tecnologia fosse biologicamente sostenibile. La risposta è no, purtroppo. Abbiamo sentito adesso il caso di Radio Vaticano, qui parliamo di mortalità infantile. Da 0 a 14 anni la mortalità in quelle zone è aumentata di 8 volte. Di malattie tremende come le leucemie, i linfomi, i mielomi. E questo ci fa riflettere che dal 2003 al 2018 le documentazioni scientifiche si sono accumulate progressivamente. Io ricordo nel 2003 le immagini che ci mandarono dalla Svezia, dal professor Leosal dell'Università di Lund, fece un esperimento molto semplice, mise un telefono cellulare in una gabbia di topi. Sacrificò questi topi e che cosa vide? Che il cervello di questi topi aveva dei buchi. La barriera ematoencefalica, che è quella barriera in cui il cervello è in certo senso isolato dall'ambiente circostante, era persa. E quelle furono immagini molto impressionanti dal punto di vista della ricerca scientifica, ma l'anno successivo ci fu uno studio che si chiama Studio Reflex, che fu fatto da 12 gruppi scientifici europei di 7 paesi. E che cosa dimostrò? Dimostrò che a livello biologico il danno che queste radiazioni elettromagnetiche, delle tecnologie che tutti noi usiamo ogni giorno, avevano degli effetti sul DNA. Il DNA era frammentato, oggi lo sappiamo bene il perché, perché le onde elettromagnetiche stimolano la produzione di radicali liberi. Questo provoca un deterioramento del DNA e quindi quella è la genesi iniziale del cancro. In effetti l'anno successivo altri studi ci portarono in evidenza come un'antenna radiofrequenza posta in un circondario di 350 metri aumentava di 4 volte l'incidenza di neoplasie. Questo si ripropose anche su altri studi, dimostrammo praticamente che chi usava il telefonino aveva un aumento di tumori della parotide.
dei tumori cerebrali. Negli anni scorsi la mortalità adolescenziale è aumentata drammaticamente, mentre la mortalità generale diminuiva, soprattutto di glioblastomi. Io ricordo quando mi laureai 30 anni fa, noi glioblastoma lo vedevamo raramente, era un tumore molto raro. Adesso non passa mese in cui vediamo 2-3 casi di glioblastoma, che è un tumore del sistema nervoso che colpisce soprattutto i giovani e colpisce una fascia di età che va dai 20 ai 40 anni. E un altro studioso svedese, Ardel, dimostrò chiaramente che dopo 10-20 anni di uso dei telefonini i giovani mostravano un'incidenza molto aumentata di tumori cerebrali. La storia è lunga, possiamo stare qui a discutere, ma quello che risalta, diciamo, in modo stridente è che nessuna società scientifica di quelle che contano, comprese quelle a cui voi probabilmente ogni anno date i fondi per la ricerca, riconosce questo come un cancerogeno. Ma d'altro canto queste associazioni sulla ricerca sul cancro, se voi andate sui loro siti, vi dicono che il glifosato non fa male, quando abbiamo la certezza che il glifosato è cancerogeno. Vi dicono che lo zucchero può essere usato tranquillamente anche nelle donne che hanno avuto un cancro alla mammella, e noi sappiamo invece scientificamente che l'aumento dell'insulina è uno dei fattori promuoventi il cancro. Qui abbiamo, come dire, una realtà che stride tra quelle che sono le evidenze scientifiche e quella che è la propaganda delle industrie. Guardando gli studi, soprattutto le conclusioni, sembra essere riproposto un po' il bipensiero orwelliano, ovvero sia lì dove c'è la verità c'è la menzogna, tanto che la guerra equivale alla pace. Questo perché evidentemente le fonti dei finanziamenti possono avere una ricaduta diretta rispetto alle conclusioni degli stessi studi scientifici. Possiamo dire che la comunità internazionale è divisa proprio in base ai finanziamenti di questi studi, professor Fiorarelli? Ma se noi analizziamo la letteratura, vediamo che quando la letteratura indipendente dimostra nel 75% la tossicità di queste radiazioni elettromagnetiche. Quando gli studi sono stati finanziati dall'industria, per il 75% si dimostra l'innocuità. Ora, quando ci si approccia naturalmente alla medicina, in questo senso la produzione di evidenze in medicina è chiaramente corrotta. È chiaramente corrotta e non possiamo più arrogarci, come fa anche la più grande autorità di questo paese, il capo dello Stato, alla scienza. Perché traslare la scienza in medicina è un argomento perverso, perché gli studi debbono essere indipendenti. Noi abbiamo un grande studio che è l'Interphone, che apparve in quegli anni, che creò molta confusione. L'Interphone è uno studio che fu finanziato per il 30% dall'industria. Che cosa dimostrò l'Interphone? L'Interphone dimostrò sostanzialmente che sì, c'era un lieve rischio di aumento del cancro, ma non era statisticamente significativo. È stato uno studio progettato appositamente per creare confusione. Il 10% solamente delle persone di questo gruppo avevano un uso del telefonino di 10 anni, il che significa che se avessimo applicato gli stessi criteri al fumo di tabacco, avremmo concluso che il fumo di tabacco non faceva male. Perché queste sono patologie che si sviluppano dopo molti, molti anni. Nello studio Interphone erano randomizzate delle persone che potevano aver usato il telefonino una volta al mese. Voi capite che usare il telefonino una volta al mese rispetto a una popolazione che invece lo usa tutti i giorni, 3-4 ore, la differenza è fondamentale. In quello studio non c'era l'utilizzo dei cordless, ad esempio. In quello studio non c'era l'ipsilateralità del tumore, cioè se io uso il telefonino a sinistra devo avere la contezza che il tumore si sviluppa a sinistra. Ecco, questo è stato uno studio fatto appositamente per confondere le idee ed è stato l'unico studio che ha dimostrato, come dire, una mancata correlazione scientifica, così come noi lo intendiamo, con le formule statistiche, con la probabilità statistica, con la P, con i criteri di validità che noi applichiamo a un'osservazione scientifica.
Per il resto c'è una mole di lavori strabiliante in cui si dimostra che le onde elettromagnetiche alle frequenze e alle potenze che noi usiamo, noi adesso stiamo discutendo un innalzamento dei valori soglia di 6 volte metro, ma noi sapevamo già da tempo che il livello, diciamo, di sicurezza era 0,6 volte metro e comunque il rischio è un rischio che in medicina si definisce stocastico, cioè progressivamente aumenta il rischio quanto maggiore è l'utilizzo che si ha di questa tecnologia. Bene, noi ci fermiamo un attimo qui e riprendiamo subito dopo il break, tornando a parlare proprio degli aspetti sanitari dell'inquinamento elettromagnetico. Non andate via! Eccoci qui sempre su Fuori Onda ad indagare sui lati oscuri della transizione digitale e dell'aumento dell'elettrosmog. Sandro Torella. Sempre dal libro di Maurizio Martucci, alcune dichiarazioni. Cristina, che vive nella provincia di Trento. Ero una persona normalissima. Avevo un lavoro a tempo indeterminato, responsabile di una comunità per disabili, avevo amici, una vita sociale, andavo in ferie, uscivo per una pizza, al bar, al cinema. Ero una persona con una vita. Se mi guardo indietro, credo di poter dire che non ho più una vita. Mi è stata portata via un pezzo alla volta, nello stupore di chi mi stava vicino, nella sofferenza, e purtroppo devo combattere ogni giorno per affermare i miei diritti. La mia vita è molto cambiata, ho dovuto cambiare prospettive e modo di vivere, prendere in mano la mia vita e cercare di evitare almeno di peggiorare, ma non è stato possibile. Purtroppo devo pensare a cosa o a chi può farmi male, devo evitare le antenne, esiste l'elettrosensibilità, i telefoni sempre più potenti, senza contare la tecnologia sempre più difficile da evitare, perché è presente ovunque ed è invisibile. Ogni giorno il mio cerchio si restringe e finirà per stritolarmi. Roberto abita nel Salento, in provincia di Lecce. Nel 2014, con l'installazione della nuova e più potente tecnologia 4G, mi è esplosa la bomba. Cominciai ad avvertire delle strane sensazioni in strada, per lo più in prossimità delle antenne, fitte alla testa, stordimento, tachicardia, con un forte e insopportabile dolore al petto. Poi mi prendeva un formicolio e la notte non riuscivo più a dormire. Immagino qualche medico potesse dire: c'hai l'ansia, perché poi dicono sempre che uno c'ha l'ansia. Però oltre all'ansia, il formicolio aveva 300 di glicemia, dei picchi senza precedenti. Non ho mai sofferto di diabete, tantomeno ho una familiarità con questa malattia. Poi ho scoperto le ricerche di Magda Havas, che parla di diabete di tipo 3, cioè una forma particolare che si può sviluppare in presenza di campi elettromagnetici che inibiscono al pancreas le cellule beta. Sonia vive in Abruzzo, nella provincia di Pescara. Sono terrorizzata. Hanno appena installato un traliccio vicino a casa mia e presto attiveranno le nuove antenne di telefonia mobile. Rischio di peggiorare la mia situazione. Sto malissimo. Se nessuno mi ascolta, rischio di friggere letteralmente. L'elettrosensibilità è come un inferno, mi sento scoppiare tutto il corpo e nel mio palazzo c'è pure chi non mi ascolta e continua indisturbato a tenere attivo il wifi anche di notte. Così la mia vita è diventata insostenibile. Dal marzo 2005 ho dovuto abbandonare la mia casa per i danni alla salute causati dalle radiazioni delle antenne dei cellulari installate sul terrazzo del condominio a 38 metri da casa mia, racconta Giuliana della frazione di Porto Garibaldi, Comacchio, Ferrara. Ho avuto un forte abbassamento del sistema immunitario e delle piastrine, nonché un continuo prurito sulla pelle, da non riuscire a vivere. Per l'ematologo dell'ospedale di Ravenna, la causa erano le onde dei ripetitori e mi ha suggerito di andarmene da casa. Giuseppe Teodoro. Allora, negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rincorsa dei numeri. Da Draghi a Meloni si è parlato e si parla del passaggio dai 6 fino addirittura a 61 volte per metro, poi 30, 24 e oggi sul piatto balla la cifra dei 15 volt per metro. In realtà però un dato camuffato
nella rivelazione delle 24 ore, come ci dicono i medici ambientali di Isla Italia, Ippocrate Org, che parlano di 60, se non addirittura 61 volte per metro, camuffati nei picchi diurni. Come stanno le cose, Teodoro? Sì, in effetti nel quadro di quelle numerose, di quei numerosi interventi che le istituzioni, i governi e i parlamenti che si sono succeduti in questi 11 anni hanno effettuato nei confronti della normativa di semplificazione, appunto, per, in favore degli operatori delle telecomunicazioni, tra questi interventi ve ne sono alcuni che spiccano proprio per la capacità di appunto intervenire sotto il profilo dell'aumento surrettizio dei limiti di esposizione. Uno di questi è proprio quello che veniva citato prima, il decreto Monti, cosiddetto decreto sviluppo, in cui appunto vi è questa norma particolare che praticamente in sostanza aumenta, cioè fa sì che la misurazione dei campi elettromagnetici non è più misurata nell'intervallo di 6 minuti, come avviene in tutti i posti, in tutta Europa, in tutto il mondo, ma praticamente viene spostata nell'intervallo, quindi in una media di 24 ore. Ora capite che cosa cambia, e cambia parecchio, perché la misurazione in 6 minuti avrà chiaramente effetti su un controllo maggiore rispetto a quello che accade o che può accadere sulle 24 ore, dove mentre la mattina, di giorno, vi sono chiaramente effetti maggiori perché normalmente c'è un maggiore traffico telefonico e quindi ovviamente si può superare ampiamente la soglia dei 6 voltmetro, che è il limite ancora attuale per fortuna di legge, mentre la notte ovviamente tutto questo non avviene perché il traffico è molto limitato. La media sulle 24 ore fa sì che si possano avere questi sforamenti legalizzati che praticamente rientrano nella misurazione complessiva sulle 24 ore. Questo è un aspetto ovviamente che già di per sé ha aumentato i limiti rispetto appunto agli attuali. Se a ciò aggiungiamo i vari tentativi che si sono verificati negli anni appunto con vari provvedimenti di aumentare i limiti con i numeri che sono stati appena accennati, e sono veramente tentativi che noi abbiamo registrato sia in Parlamento che attraverso iniziative del governo, non solo a 12, a 15, a 24, a 30 e fino a 60 un metro, che sono il limite 61, quello diciamo suggerito a livello europeo. Ora chiaramente tutto questo appoggia su quale basi scientifiche? Perché mentre il valore dei 6 voltmetro aveva un valore, aveva una, diciamo, una spiegazione scientifica nel 98 quando è stata assunta, perché era diciamo, l'effetto di uno studio commissionato dal Ministero dell'Ambiente, ad una commissione interministeriale dove vi erano rappresentati l'Istituto Superiore della Sanità, l'ISPELS, e lì praticamente attraverso dei calcoli matematici particolari si è raggiunto questo limite, che era una sorta anche lì di compromesso, di tollerabilità dei 6 voltmetro. Tutto questo noi non lo ritroviamo nei vari tentativi che negli anni si sono sviluppati di aumentare, di innalzare, loro parlano, i governi parlano di adeguamento, di allineamento, ma invece la verità è proprio si tratta di un innalzamento vero e proprio, di un aumento dei limiti, ma non poggia su alcuna base scientifica. Non vi sono praticamente studi che possano attestare che giustificano l'aumento di questi valori, se non una unicamente la convenienza economica. Sono gli stessi operatori che lo ammettono, cioè praticamente gli stessi operatori dicono: noi non possiamo realizzare l'implementazione delle tecnologie di nuova generazione, in particolare il 5G, perché i limiti sono bassi e quindi noi andremmo a essere gravati da extra costi per la reingegnerizzazione, loro la chiamano così, diciamo l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove tecnologie. Questo costerebbe una diciamo, sorta di un
miliardo e qualcosa per ogni operatore, che effettivamente è una cifra che, se lo sborsano loro, va, ricade sulla collettività, quindi in qualche modo va ripartita. Ma l'aspetto di contraddizione veramente forte è laddove gli stessi operatori ammettono candidamente che per realizzare una in maniera diffusa e compiuta la nuova tecnologia 5G nel territorio italiano servono, occorrono almeno 8.000 nuove torri, nuovi tralicci. Ora voi capite che questo aspetto fa pugni con quello che dicono contestualmente di aumentare i limiti per evitare appunto di dover sborsare una cifra. Allora lì c'è una contraddizione che non si comprende, per cui o noi interveniamo in un modo oppure si interviene su un altro, e quindi effettivamente, cioè, da qui si capisce, si percepisce come vi è unicamente una convenienza economica, quindi di risparmio per quanto riguarda le loro casse, ma non anche un, diciamo, substrato scientifico che giustifichi un eventuale aumento dei limiti. Allora, io a più riprese l'ho definito una vera e propria trattativa in essere tra lo Stato, il governo e le telco, le compagnie telefoniche, una trattativa che pesa 4 miliardi di euro. Questa è la quantificazione che, se vogliamo, parte già dal 2018, quando per 6,55 miliardi di euro lo Stato, all'epoca sotto il governo Conti, ha venduto all'asta le frequenze del 5G senza uno straccio di parere sanitario preventivo. Dottor Fioranelli, non sembra un po' un controsenso? Stiamo parlando comunque di una strumentazione, di una tecnologia che ha degli effetti da un punto di vista sanitario, vengono saltati a che pari le evidenze scientifiche, si torna però sulla contesa di carattere economico. Di cosa stiamo parlando? Di una grande confusione. Il Consiglio d'Europa ci dice un limite 0,6 volt metro, la Commissione Europea ci dice invece che 6 volt metro, cioè neanche in Europa c'è un accordo su questo, veramente una babbele continua. È vero, 2018 il governo, lo Stato italiano ha incassato 7 miliardi dalla vendita di queste antenne, di questi ripetitori. La legge prevedeva che ci fosse stato uno studio di fattibilità biologica. Allora, il Ministero dell'Economia allora era diretto da Di Maio, avrebbe dovuto chiedere uno studio di sostenibilità biologica. L'INAI non ne ha mai sentito parlare e non ha mai espresso nessun tipo di parere. L'Istituto Superiore di Sanità era interessato ad altri tipi di argomento. E anche nessuna autorità deputata alla nostra sicurezza della salute si è mai espressa su questo tipo di problematica. Quindi noi stiamo viaggiando di notte al buio, senza nessun elemento scientifico che possa far dire a questi signori che adesso stanno votando in Parlamento l'aumento dell'intensità di questi campi elettromagnetici, senza che ci sia nessun supporto scientifico a questo. Questo è un vero rischio. Martin Paul, che è uno dei più grandi epidemiologi che si è occupato di malattie ambientali della Washington University, ha detto chiaramente che questo è il rischio più grande cui l'umanità sta andando incontro. Perché siccome queste radiazioni elettromagnetiche, alle intensità che noi usiamo oggi, col nostro wifi la notte, distruggono il nostro sistema riproduttivo, ci potremmo trovare con la prossima generazione che non avrà la capacità di riprodursi, il che significa che l'essere umano si estinguerà. Questo non è un rischio, come dire, non è una boutade, questo è un rischio vero. Abbiamo dimostrato scientificamente che cosa succede con le radiazioni elettromagnetiche. Il primo organo colpito è il nostro sistema immunitario. Richiamavano prima gli studi di Magda Lass, sono molto interessanti in epoca Covid. Noi abbiamo visto in epoca Covid svilupparsi la malattia e la mortalità, soprattutto e con maggior incidenza in quelle aree del mondo dove c'era la tecnologia 5G. Purtroppo queste sono informazioni che il mainstream si tiene ben lontano da divulgare.
Il problema è questo, c'è un impatto sul nostro sistema immunitario, noi sappiamo anche i meccanismi molecolari. Noi abbiamo una proteina che è la calcineurina, che serve ai nostri linfociti, alle nostre cellule immunocompetenti per reagire ai batteri, ai virus, alle infezioni e alle cellule neoplastiche. Questa calcineurina è inibita dalle onde elettromagnetiche. Questa calcineurina noi la inibiamo con la ciclosporina, che è un farmaco che usiamo per il rigetto dei trapianti. Pensate quanto è importante questa proteina, che viene bloccata dalle onde elettromagnetiche. Dove passano, dove arrivano queste onde elettromagnetiche? Perché gli ingegneri ci dicono, beh, ma la frequenza di queste onde non impatta sulle nostre strutture biologiche. Non è vero, perché sappiamo benissimo che le ghiandole sudoripare, se voi le vedete al microscopio ottico, sono delle vere e proprie antenne. Ci sono degli studi fatti dall'Università Australiana su questo, dove si chiarisce definitivamente come vengono captate queste onde e come vengono trasmesse in tutto il nostro organismo. C'è un impatto sul nostro sistema nervoso, su alcune malattie come l'autismo. I bambini sono i più delicati sotto questo punto di vista. Un bambino ha una teca cranica di 0,5 mm, a 10 anni ha 1 mm di teca cranica, a 20 anni ha 2 mm. Non possiamo dare a un bambino un cellulare e non possiamo mettere in una scuola un wifi. Io l'altra settimana sono stato al Bambin Gesù per motivi così professionali e nel reparto di pediatria c'è il wifi. La Francia ha abolito il wifi nelle scuole. Secondo dei militari del Regno Unito che si sono occupati di armamenti elettromagnetici, mettere un wifi in un asilo significa eseguire un crimine nei confronti dell'infanzia. Non possiamo vantarci di questa scuola ipertecnologica che si avvale di questi nuovi strumenti didattici, no? A parte il fatto che ormai non sa più scrivere nessuno, il linguaggio dei bambini, degli adolescenti è diventato veramente imbarazzante, perché come dice Vygotsky, il pensiero, il linguaggio, le parole che conosciamo esprimono il nostro pensiero. Noi qui stiamo andando di fronte a un'infanzia che è devastata da queste nuove tecnologie. Non abbiamo avuto la capacità, come dire, di elaborare in senso critico questa transizione verso un inevitabile sviluppo tecnologico della società. Questo oggi rappresenta un rischio per tutta la popolazione, sia chi è a favore del 5G, delle onde elettromagnetiche, dell'aumento di potenza, sia come noi che da anni cerchiamo di mettere in guardia la popolazione dai rischi di questa tecnologia. Ecco, un passaggio importante magari è proprio quello degli organi decisori. Nel 2019 la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, afferente l'OMS, aveva anticipato con priorità 2020-2024 la riclassificazione della cancerogenesi dell'elettrosmog, che stiamo parlando di radiofrequenze onde non ionizzanti, dal 2011 in classe 2B, agenti possibili cancerogeni. Però in realtà siamo arrivati ormai alla fine del 2023, di tutto questo non se ne sa più nulla, così come tardano a pronunciarsi anche gli altri organi decisori, ad esempio l'Europa attraverso il programma di ricerca scientifica internazionale Horizon ha indetto una ricerca sulla cancerogenesi da 5G, come anche questo esecutivo ha parlato di una ricerca affidata ad Enea, però andando ad indagare tra i componenti delle task force, le varie commissioni preposte allo studio, è evidente come si stia parlando di ricercatori che si affidano unicamente nei loro studi ai cosiddetti effetti di carattere termico e non certamente di carattere biologico. Quindi la domanda che pongo a Massimo Fioranelli è proprio questa, cioè cercare di capire per quale motivo e soprattutto come stanno gli organi decisori per quanto riguarda le ricerche sul 5G e gli aggiornamenti della cancerogenesi e non solo. Stanno aspettando un qualche studio che giustifichi le loro scelte, qualche studio che è manipolabile anche nella progettazione.
perché noi abbiamo visto che cosa significa avere un'esposizione a radiazioni elettromagnetiche dal punto di vista biologico. Non abbiamo ulteriori dubbi, non abbiamo bisogno di tante ricerche. Abbiamo solamente la necessità che la popolazione, che l'uomo ritorni ad una vita più naturale possibile, con la possibilità di usare questa tecnologia nel momento in cui serve. Non possiamo stare 5-6 ore attaccate al telefonino. Non è, come dire, biologicamente sostenibile una cosa del genere. Questo è abbastanza chiaro, non ci sono dubbi su questo per tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. Dobbiamo, come dire, cercare soprattutto di creare delle zone free da onde elettromagnetiche. Questo ne va soprattutto per questi elettrosensibili che sono sempre più numerosi. Insieme all'elettrosensibilità abbiamo la sensibilità chimica multipla, perché è la stessa malattia, è lo stesso sistema immunitario che noi abbiamo distrutto. Noi stiamo vedendo l'emergenza di patologie che fino a qualche anno fa non vedevamo, sempre più intensamente. Questa distruzione del sistema immunitario, questa associazione tra impianti di tecnologia 5G, ripetitori, antenne, durante il lockdown il mondo si era fermato, le industrie si erano fermate, che quello che non si era fermato erano gli impianti di questi ripetitori. Si tagliavano alberi perché gli alberi, come voi sapete, rappresentano, come dire, un ostacolo alla trasmissione di queste antenne. Si tagliavano alberi e si continuavano a implementare queste tecnologie deleterie per la salute, deleterie se utilizzate con un certo senso critico, tenendo conto che il campo elettromagnetico ambientale con cui noi ci siamo sviluppati nel corso di milioni di anni è di 130 volt metro, ma è un campo statico, non è un campo alternato come le onde elettromagnetiche di oggi. La nostra biologia funziona per onde elettromagnetiche. Sapete qual è l'organo che utilizza più l'elettromagnetismo? È il nostro cuore, 50.000 femtotesla, fa un campo elettromagnetico di 1,5 metri intorno a noi, è 1.000 volte più potente delle onde elettromagnetiche del cervello. La nostra biologia, le nostre molecole vanno nei loro recettori, non perché c'è un movimento termodinamico delle molecole, no, perché c'è un codice elettromagnetico. Il codice elettromagnetico delle nostre cellule è di un'intensità così bassa che posso paragonarlo ad una intensità di luce di una candela che voi vedete di notte a 15 km di distanza. Sono queste le onde elettromagnetiche. E quando noi aumentiamo l'elettrosmog non di 1.000 volte, non di 1 milione di volte, non di 1 miliardo di volte, ma come oggi succede di 10 alla 18, cioè miliardi di miliardi di miliardi di volte, volete che questo non abbia un effetto biologico sul nostro organismo? Certo che ce l'ha e nessuno lo può contestare. Giuseppe Teodoro, tornando alla partita parlamentare, diciamo alla manovra di governo, lo scorso mese di ottobre è stato approvato in nona commissione al Senato l'emendamento che ha inserito praticamente la norma che poi è stata approvata direttamente a Palazzo Madama. Oggi la partita è tornata in seconda lettura a Montecitorio, quindi alla Camera dei Deputati, potrebbe essere votato entro la fine dell'anno. Che cosa potrebbe succedere e soprattutto quali sono gli scenari che da qui al prossimo anno potrebbe investire la salute di ognuno di noi? Questo provvedimento che si inserisce è un blitz vero e proprio che si è configurato all'interno della Commissione Industria, che stava lavorando sul disegno di legge concorrenza, quel provvedimento annuale che viene varato dal Parlamento e che appunto attiene a tutte le questioni relative appunto alla concorrenza. In questo provvedimento a un certo punto è stato inserito un emendamento da parte dei Fratelli d'Italia che ha intitolato limiti elettromagnetici, quindi adeguamento dei limiti elettromagnetici, e prevede che cosa? Che il Presidente del Consiglio, attraverso un decreto
e attraverso una procedura che è scritta nella legge quadro del 2001, quindi su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentiti varie altre amministrazioni, tra cui la salute e lo sviluppo economico, oggi impresa, sentite le commissioni parlamentari, il CIPRIE, che è il Comitato Interministeriale per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, previa intesa in conferenza unificata, allora si arriva ad adeguare i limiti elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, che sono quei tre elementi, diciamo, cui è ripartito diciamo, il controllo dei limiti elettromagnetici nel nostro ordinamento. Ora, chiaramente, tutto questo, se non dovesse configurarsi un accordo, un'intesa attraverso tutti questi organismi che sono stati appunto accennati, che sono coinvolti in questo processo, nell'arco di 120 giorni, quindi da quando viene approvato, da quando diventa legge il disegno di legge concorrenza, trascorsi 120 giorni e mancando l'accordo, il Presidente del Consiglio ha ulteriori 30 giorni per adottare in via precauzionale e provvisoria il valore di 15 volt metro, che è proprio indicato in quell'emendamento che citavamo prima. Ora, ripeto, questo emendamento e soprattutto questo valore non ha un fondamento scientifico, e questo l'abbiamo capito. Abbiamo capito che le motivazioni sono motivazioni di carattere più che altro economico. Abbiamo capito che gli operatori delle telecomunicazioni spingono per avere limiti ancora ulteriori. Ora, naturalmente, calcoliamo i 120 giorni, calcoliamo altri 30 giorni, andiamo abbondantemente nell'anno nuovo prima che si veda un provvedimento, diciamo, di questo tipo, che dopo circa 22 anni modifica i valori di attenzione nel nostro paese, che hanno resistito non a caso hanno resistito. Vuol dire che veramente quella del 2001 era una legge effettivamente costruita in maniera compiuta, che adottava il principio di precauzione di livello europeo, e che quindi praticamente ha accontentato un po' gli operatori da un lato per quanto riguarda le varie tecnologie che si sono susseguite in questi anni, dal 2G fino appunto al 5G, e non si capisce perché improvvisamente da noi deve avvenire questo salto nel buio, perché raddoppiare da 6 a 15, quindi più che raddoppiare i valori di attenzione, significa fare un vero e proprio salto nel buio. Tutto questo spero che la mobilitazione dei cittadini, gli scienziati indipendenti, insomma qualcuno, e soprattutto i territori, perché gli enti territoriali che sono coinvolti a livello di autorizzazione degli impianti di telefonia mobile, ricordiamocelo che ancora resiste questa competenza, questo ruolo importante, sempre più ridotto ma importante, degli enti locali, i comuni, che hanno il compito di autorizzare o delegare l'autorizzazione di un impianto. Ebbene, queste sono, diciamo, le istituzioni di prossimità, il primo avamposto istituzionale a cui i cittadini poi si riferiscono quando c'è il problema, che dovrebbero insorgere di fronte a questo aumento spregiudicato e spropositato di valori di attenzione. Allora, l'hai citato prima, all'interno di quest'iter parlamentare dei 120 giorni è prevista anche la conferenza dei servizi. In sostanza significa la possibilità attraverso l'ANCI, quindi i sindaci, i comuni, di potersi esprimere, e anche le regioni, tant'è che proprio ieri è stata approvata nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna una mozione che praticamente chiede all'esecutivo Meloni di fare marcia indietro. Ma in sostanza, che cosa si può ottenere, soprattutto cosa possono fare le regioni e i sindaci, i comuni, all'interno di questo procedimento? Beh, possono fare molto. Dicevo prima appunto che gli enti locali in particolare sono il primo argine a cui appunto si riferiscono i cittadini, ma a cui si riferiscono anche gli operatori, perché gli operatori bussano alla porta dei sindaci, dei comuni, per ottenere l'autorizzazione e installare. Allora, mi piace ricordare
un elemento importante, cioè laddove viene applicato questa, diciamo, il principio delle tre P, noi le chiamiamo, dove appunto si intende per precauzione, pianificazione e partecipazione. Laddove un'istituzione, che sia nazionale o che sia locale, recepisce questi principi, a mio avviso, a nostro avviso, allora lì si compie quel bilanciamento di interessi e di esigenze di cui parlavo prima. Precauzione, perché appunto attraverso una mobilitazione forte sia regioni che enti locali possono spingere, premere presso le autorità nazionali e far sì che si ritorni indietro per ottenere limiti che siano appunto più cautelativi possibili. La pianificazione, che è proprio di spettanza degli enti locali, un buon regolamento, adottare un regolamento che è proprio concepito dalla legge quadro, una facoltà lasciata ai comuni di adottare un regolamento, ed una buona pianificazione, il cosiddetto piano regolatore delle antenne, significa razionalizzare gli impianti in maniera omogenea e rispettosa sia della salute che dell'ambiente nel territorio, e sono elementi fondamentali. E poi l'ultimo elemento, la partecipazione, la terza P. I cittadini possono fare molto, i cittadini devono essere coinvolti nei processi decisionali strategici del territorio. Se non avviene questo, noi abbiamo sempre quello scollamento, avremo sempre la mobilitazione dei cittadini contro l'antenna che verrà, che non è la sindrome NIMBY, ricordiamolo, non è la sindrome NIMBY, not in my backyard, cioè non nel mio giardino, quell'acronimo inglese per cui vengono classificate spesso le battaglie cosiddette di cortile, ma è una battaglia di civiltà quella che i cittadini devono condurre, proprio in virtù di questo, del fatto che devono essere coinvolti, devono conoscere gli aspetti che sono anche più delicati delle procedimenti autorizzativi, perché su questo si innestano poi degli elementi fondamentali dal punto di vista anche sanitario. Se io sono portatore di pacemaker o di un apparecchio elettromedicale, ovviamente sono a conoscenza di questo, di un elemento, di un'antenna, di un traliccio che sta per essere collocato nei pressi della mia abitazione, io posso riferirlo al comune affinché venga delocalizzato quell'impianto. Mi sembra un processo abbastanza democratico ed elementare. Allora, una battaglia di civiltà, noi ci fermiamo un attimo e torniamo a rientro ripartendo proprio da qui. Non andate via. Buonanotte, teatro d'inchiesta, ripartiamo ad analizzare i lati oscuri della transizione digitale, del 5G e dell'ipotesi di innalzare l'elettrosmog. Sandro Torella. Dall'appello internazionale di scienziati, biologi, chimici, fisici, medici, Giorgia Meloni, non alzare l'elettrosmog in Italia. Stiamo già pagando i costi sociali e sanitari dell'aver immesso nell'ambiente livelli di radiazioni artificiali da radiofrequenza che non sono del tutto compatibili con la vita. Un aumento ulteriore dell'esposizione della popolazione a radiofrequenza non è eticamente accettabile e neppure economicamente sostenibile. Siamo impegnati da decenni sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici e non abbiamo mai usufruito di fondi dell'industria delle telecomunicazioni, a dimostrazione di aver lavorato sempre nell'interesse esclusivo della salute pubblica. I nostri studi e più in generale le ricerche internazionali da almeno 20 anni hanno ampiamente dimostrato che le esposizioni alla radiofrequenza producono danni alla salute e riducono i livelli di benessere nella popolazione. Sarebbe una mossa retrograda e poco saggia per aumentare di 100 volte i limiti di esposizione di radiofrequenze preveggenti italiani per raggiungere i limiti di esposizione inadeguati raccomandati dall'ICNIRP. L'Italia ha guidato il mondo negli ultimi 20 anni nel dimostrare che i loro limiti di esposizione per la protezione della salute più bassi e protettivi per le radiofrequenze possono essere raggiunti dall'industria italiana delle telecomunicazioni senza ostacoli economici o tecnici significativi alla loro espansione nei sistemi 4 e 5G. In qualità di scienziati senior con esperienza rilevante di campi elettromagnetici e radiofrequenze, vi scriviamo per mettervi in guardia dall'innalzare in termini di densità di potenza i limiti di esposizione vigenti e pionieri per proteggere il pubblico italiano.
Poi dalla petizione popolare Stop 5G, moratoria subito in difesa della salute pubblica, sottoscritta da 65.000 cittadini italiani e consegnata al governo Meloni, si chiede uno, sospendere con una moratoria qualsiasi forma di sperimentazione tecnologica del 5G su tutto il territorio nazionale in attesa della produzione di sufficienti evidenze scientifiche per giustificarne l'innocuità. 2. Mantenere gli attuali valori limite di legge nella soglia di radiazione elettromagnetica puntando sulla minimizzazione del rischio proprio come indicato nei report di Bio Initiative Group del Parlamento Europeo della risoluzione del 2009, l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione numero 1815 sempre del 2011, volta ad un abbassamento dei limiti di legge a 0,6 volt metro nell'immediato e poi a 0,2 volt metro sul lungo termine, valutando tutte le opinioni critiche e i giudizi negativi giunti dalla comunità scientifica in merito agli effetti di un eventuale innalzamento dei limiti di legge, abrogando altresì la misurazione dei campi elettromagnetici su una media di 24 ore come valore arbitrario, anziché sui 6 minuti, valore basato su motivazioni biologiche che immagino poi andremo ad approfondire. Dunque il tipo di misurazione, perché misurando in maniera diversa è chiaro che poi, non valutando bene i picchi, si arriva a un risultato anziché a un altro, per cui non è una questione soltanto di studi, è come poi vengono letti gli studi. Terzo punto, minimizzare il rischio sanitario promuovendo anche uno studio epidemiologico sui campi elettromagnetici che sia sviluppato da enti indipendenti, non riconducibili alle aziende di telecomunicazione interessate a sviluppare la tecnologia 5G anche a discapito della salute della popolazione. Mai chiedere all'oste com'è il vino. Allora, Massimo Fioroni. Partiamo proprio da qui. L'assenza di studi epidemiologici è sicuramente un vulnus imperdonabile e poi soprattutto negli ultimi 3-4 anni ci si è allertati molto per quanto riguarda i cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori attraverso politiche sanitarie spericolate, ma in realtà sono in pochi a sollevare il punto di domanda se il 5G è il vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio da cui nessuno potrà sottrarsi. Ai governi occidentali piace molto fare trattamenti sanitari obbligatori. E, sì, in effetti l'inondazione di tutto il globo, non ci sarà un metro quadro di superficie su questa terra con l'implementazione anche dei satelliti che sono stati lanciati che sarà priva di irradiazione di queste onde elettromagnetiche nel campo dei gigahertz, quindi nel campo dei 5G. Questo impatterà sulla nostra biologia, già sta impattando, l'abbiamo visto, ma impatterà anche e soprattutto sulle biotecnologie, su questi microchip, su queste tecnologie che verranno immesse anche senza autorizzazione degli individui, perché ci sono tante possibilità di immettere nel corpo della popolazione delle tecnologie che poi potrebbero essere controllate da queste onde invisibili. Noi saremo tracciati comunque da padroni invisibili. Perderemo comunque la nostra libertà e perderemo anche l'autodeterminazione del nostro corpo. E questo è il grande progetto del transumanesimo che si sta per attuare, è una delle tappe fondamentali all'implementazione di questo folle progetto del 5G così esteso e così con ampie radiazioni che sono deleterie per la nostra biologia. Saremo controllabili sotto tutti gli aspetti della nostra biologia. Questa è la grande sfida a cui una società democratica, a cui una popolazione diciamo consapevole dovrà affrontare. Qui si richiama spesso la scienza, ma che scienza si richiama a questo proposito? Si richiama la scienza descritta da Francis Bacon. Francis Bacon scrisse questo testo, Atlantide, che diciamo è il testo della Royal Society,
E sapete che cosa dice questo testo, da cui si evince tutto il disprezzo umano della cultura anglosassone contro il popolo? È che la scienza è un mezzo per attuare le direttive del governo. Questa è, come dire, la degradazione della scienza nella, come dire, nella traduzione del mondo attuale. Quindi ci si basa su degli elementi pseudoscientifici, su degli studi progettati ad arte per evidenziare che questo tipo di tecnologia non ha un impatto biologico, quando invece la realtà ci mette davanti a delle evidenze stridenti da questo punto di vista. E allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo, come dire, essere sensibili a queste nuove tematiche, perché da questo momento in poi il nostro futuro potrebbe essere, quello dei nostri figli soprattutto, dei nostri nipoti, potrebbe essere veramente, seriamente, irreversibilmente compromesso. Giuseppe Teodoro, siamo in conclusione. Proprio in questi giorni a Montecitorio, ma in realtà anche a Palazzo Madama, i parlamentari di Camera e Senato hanno ricevuto un dossier. Si tratta del dossier sulla legge concorrenza e mercato 2022, fa riferimento proprio all'articolo 10, cosiddetti adeguamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, in sostanza l'aumento dell'elettrosmog. Andando a leggere tra le pieghe di questo dossier, nella parte finale, in realtà c'è il vero e proprio colpo di scena, perché si fa riferimento a un incontro dell'esecutivo precedente in cui si dice a chiare lettere che non c'è assoluta esigenza di innalzare limiti soglia di inquinamento elettromagnetico. Sì, in effetti è veramente uno scoop questo, e sa di beffa, sa anche di beffa, perché il disegno di legge concorrenza attualmente in discussione alla Camera, come ogni ovviamente disegno di legge, è accompagnato, oltre che dalla parte, diciamo, normativa, cioè l'articolato, che è anche un dossier, uno o più dossier che lo accompagnano, che spiegano, diciamo, il significato degli articoli. E io sono andato a leggermi, come spesso faccio quando mi interessa un articolo in particolare, l'articolo 10, che è proprio quel famoso emendamento approvato al Senato e poi trasferito alla Camera per il successivo, per la successiva discussione. Ebbene, questo dossier richiama una, in particolare tra i vari documenti, richiama una relazione annuale sui campi, sullo stato di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici, che il Parlamento consegna al governo ogni anno. E l'anno scorso l'ultima relazione, che è vero risale al 2019, ma è quella attuale, se vogliamo, a un certo punto lì dentro si legge a chiare note che durante una serie di riunioni che sono state effettuate tra le varie amministrazioni, quindi parliamo di Ministero della Salute, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, la Fondazione Bordoni, oltre che l'Istituto Superiore della Sanità, la Fondazione Bordoni fino a qualche anno fa, che è un organismo di consulenza del governo, la Fondazione Bordoni, ricordiamo, fino a pochi anni fa era formata nel suo interno dai maggiori rappresentanti delle compagnie di telecomunicazioni. Poi tutto questo è cambiato, ma io insomma non so adesso fino a che punto si può ancora parlare di, diciamo, di trasparenza per un organismo che è stato per tanto tempo formato, costituito dai maggiori rappresentanti delle compagnie telefoniche. Ebbene, in questo documento si legge proprio nella parte finale che tutti concordano, cioè tutti i soggetti partecipanti a queste riunioni concordano sul fatto che non vi è necessità di innalzare i limiti elettromagnetici. Quindi, diciamo, c'è una contraddizione ulteriore che, diciamo, si affianca alla, tra l'altro, a ciò che riferiscono le ARPA regionali, e lo dicono e lo hanno detto anche in tanti modi, che per la implementazione della nuova tecnologia 5G non vi è necessità di innalzare questi limiti elettromagnetici. Quindi, come vedete, da più fronti arriva questo, diciamo, appello quasi a non modificare le soglie elettromagnetiche, perché non ha senso, se non appunto spiegato attraverso una questione di ordine economico. Allora, siamo in chiusura. Massimo Fioranelli, un appello, una battuta finale, insomma.
C'è da fare cosa? C'è da creare una sensibilità nella popolazione. La classe politica ormai non risponde più alla popolazione, la classe politica in tutto il mondo occidentale risponde a degli interessi economici. Ormai la politica ha perso la sua prerogativa di gestire i processi di cambiamento. Deve partire dal basso e ognuno di noi può fare qualcosa. Intanto cercate, come dire, di proteggervi per quello che possiamo. Utilizziamo questa tecnologia nel momento in cui ci serve. Spegniamo il wifi la notte nelle nostre camere da letto, perché abbiamo bisogno di liberarci per qualche ora al giorno. Il nostro organismo si disintossica. Cercate di non usare tutti questi apparecchi che trasmettono informazioni biomediche, no? L'orologio che trasmette la pressione. Usate questa tecnologia con razionalità. Cercate di cablare nella vostra casa tutto quello che può essere cablabile, perché non possiamo certo rinunciare a internet o rinunciare a tutte le opportunità che i nuovi sviluppi in questi ultimi anni ci hanno messo diciamo, a disposizione, però abbiamo la possibilità di difenderci, come abbiamo la possibilità anche di sviluppare delle nuove tecnologie che non siano il wireless, ma che ci siano delle tecnologie, come dire, biologicamente più sostenibili. Questo già è fattibile oggi, solo che ci sono dei miliardi di investimento dietro la tecnologia 5G, che nessuno rinuncerà a questo tipo di tecnologia se non c'è una popolazione che in un certo senso è consapevole dei rischi a cui va incontro. Giuseppe Teodoro, l'ultima battuta o un appello? Allora, è chiaro che condivido chiaramente l'appello alla mobilitazione dal basso. Guardate, vi è un elemento che forse è stato sottovalutato. La legge quadro del 2001, ma molto, molto attuale, contiene una parte dedicata alle campagne di informazione e alle campagne educative. Ebbene, dobbiamo pretendere che vengano sviluppate corrette campagne di informazione a livello scientifico, a tutti i livelli, e le campagne informative educative nelle scuole, perché da lì che avviene il primo approccio con le tecnologie. Se questo approccio è corretto, perché viene spiegato quali sono i modi corretti per utilizzarle, noi avremo diciamo, ottenuto quel famoso bilanciamento di cui parlavo prima, di tutte le esigenze e gli interessi contrapposti, altrimenti noi continueremo in una strada che ci porterà sicuramente in un contesto non positivo. Quindi su questo va avviata una riflessione, ma sempre partendo appunto proprio dai cittadini e dalla mobilitazione consapevole dei cittadini. Allora, qualche anno fa, quando già il golpe elettromagnetico aveva iniziato a prendere piede, avevo intrapreso insieme a decine di attivisti uno sciopero della fame. Poi l'ho definita la trattativa Stato Telco da scontare sulla pelle degli italiani. Quello che ne viene fuori è uno spaccato desolante su come funziona questo paese, assente praticamente il reato. La vicenda di Radio Vaticana insegna che senza la pena e nel codice penale è praticamente un gioco da ragazzi esporre tutta la popolazione ad un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio. E poi l'annosa questione dei conflitti di interessi, cioè non solo di chi controlla il controllore, ma soprattutto su chi si adopera per alcuni servigi in cambio di cosa. E da qui la scienza che non è più indipendente, la politica che non tutela il cittadino. Infine il principio di precauzione, incomprensibilmente ricompreso dal legislatore in una giurisprudenza sempre più ad appannaggio esclusivo dei poteri forti, che fa della nostra salute l'anello debole dell'intera catena. Dulcis in fundo, per non farci mancare nulla, la non neutralità della transizione digitale, il ruolo del 5G nella quarta rivoluzione industriale per il cambio radicale di paradigma e del sistema
paese tra identità digitale, scuola 4.0, moneta elettronica e smart city. Insomma, siamo nel pieno del grande reset tecnologico. Fuori onda è stato un tentativo per far comprendere il reale valore della posta in gioco. Restiamo umani, grazie a tutti. Chi lo ha deciso? Non lo avete neanche chiesto? No, io dico no. Chiedo pace ed armonia mentre tutto fugge via. Io dico no. Ora ascolta questo mondo che non vuol più dire sì. Siamo no. Per noi è no. 5G se va così, api, uccelli, via da qui, no. Io dico no. È un pericolo, si sa, per questa nostra.